Vabbè, qua c'è il solito corridoio. E questo che cos'è? Pure la cucina. Oh, la cucina me ne ero dimenticato. No. Questa è acqua vera. No. Mi sto... Cioè, io... Ah, ci siamo scordati di mettere il mi piace. Dobbiamo mettere il nostro mi piace. Mi piaciccino qua, perché questa stanza è enorme, bellissima. Qua un altro mi piaciccino. Ci sta sempre. E di qua si esce. Ah, sì, vabbè. Usciremo dopo. A sto punto. Quindi ricordiamoci la stanza, perché poi voglio vedere cosa si vede da fuori. Guardate, è enorme. È enorme. Zio, ma stai male. Minchia, stai male. Ok, abbiamo da vedere altre stanze di qua. C'è pure l'alberello. E questo si può usare anche a Natale. Se c'entro a Natale in questo mondo lo dobbiamo noi. Ok. Camera da letto dei genitori. Sì, dai, non tanto, perché noi specialmente qui in Italia sopra al letto c'è sempre qualche madonnino, qualcosa. Vabbè, dai, si posso apprezzare. Cioè, non mi piace molto la stanza dei genitori, però. Dai, sì, va bene. Posso dare un piaciccino, mi piaciccino, no. Cioè, diciamo che non mi è piaciuta tanto, ok. Ok, abbiamo altre due stanze da vedere. No. Ha fatto anche il lavandino, apposta italiano. Ah, lo specchio l'ha fatto con dei blocchi neri. Ah, no. Ah, ha fatto proprio un effetto ottico speciale. Va bene, va bene. Non mi dire che ha fatto pure la merda. No! Pure la carta igienica, sto male. Sì, ma quasi spreca molta acqua. La paperella. No! Però non gli ha fatto il fucile. Vabbè, dai, fa niente. No, sul serio, sto male. Questo mi piaciccino ci vuole. Grande. Questa che cos'è? No! Addirittura la moto! No, beh, bellissimo questo. Grande, grande, sì. Cosa c'è, minchia? Bellissimo. Aspetta che devo lasciare il mio piaciccino. Tac. Bellissimo. Ok, usciamo, usciamo. No, usciamo dalla porta come qualsiasi persona normale. Se non uscite dalla porta, uscite dal soffitto e là siete strani. Minchia, però. Cioè, se arriva il padrone di questa casa, pensate che c'era sul serio un gigante. Ha fatto qualcosa? Che cos'è? Vabbè, un coso del cibo. Va bene, va bene. Forse sta ancora in costruzione sta roba, però. Non ci credo mai. Ok. Abbiamo iniziato dalla stanza che era bellissima. Poi la casa delle... cioè, di tutto. E nel mare l'ha fatto. Nel mare.
quello è il buco per entrare lui, pure questo è il buco per entrare lui oppure no? Bello, lascio il mio piaceccino. Facciamoci un giro per vedere com'è. Vabbè, da fuori è una casa normale. Un muro, più che altro. E qua c'è un Super Mario. Forse è quello che si è fatto per fare questo. Un Super Mario lascio un mi piacicino. Ok, ho lasciato un mi piacicino, guarda che manco si vede sopra a Super Mario. Bello però. Dai. Vediamo se riesco a trovare qualcosa di strano. Niente. Niente di che. Grande però. Ah, ma queste erano luci, no, vabbè. Devo spaccare uno di questi e non lo vediamo più. Bello, bello, sì, bella casa. Bellissima. Bellissimo. Aspetta, lascio il piaciccino. Piccolino. Ecco qua, tac. Il piaciccino. Va bene. Aspettate che faccio così. Adobbo un po' qua, così, così, così. Metto qualche calamita qua. Adobbiamo un po' la casa. Ok, adesso cerchiamo qualcos'altro. Niente, non c'è nient'altro. Va bene. Vediamo pure i personaggi. Vediamo un po'. Ho capito il metodo che usa. Si può usare. Io so come si usa in Mini World. Se volete posso fare un video su Mini World. Ecco qua. Ecco i tre personaggi. Quale scegliereste voi fra queste due?